Prendo spunto da un progetto ambizioso in ambito big data che sto seguendo con un nostro cliente per fare il punto dello stato dell'arte relativo alla piattaforma data e big data offerta da Microsoft attraverso la sua infrastruttura cloud che si chiama Azure. Partirò dal posizionamento di tutti i componenti dati della piattaforma e poi vedremo di questi quali rappresentano i big data. Questo costituirà la prima parte della mia presentazione. Fatto questo, nella seconda parte, che farò seguire fra qualche giorno, vedremo quali sono le architetture di riferimento per gli scenari di data warehouse abilitati dai componenti Big Data che abbiamo visto nella prima parte. E partiamo dalla definizione di Wikipedia. Grandi volumi e grande complessità, dice Wikipedia, sono i Big Data, che è corretto, ma sottintende anche un importante concetto, e cioè che se avete dei dati che possono essere trattati senza particolari problemi da un sistema di data processing tradizionale, usate quello, non utilizzate big data. Bene, allora se siete ancora qui, assumo che abbiate almeno in piano di affrontare impegni su questi temi e proseguiamo quindi vedendo quali sono le sfide che affrontiamo con i big data, che in realtà non sono diverse da quelle che affrontiamo anche su dati contenuti, ma quando si applicano ai big data, ciascuno dei diversi ambiti deve essere affrontato in modo mirato. Ecco, i temi big data si trovano nell'intersezione di questi tre insiemi, ovvero quando abbiamo una grande massa o una enorme complessità di dati, primo, quando grazie al cloud abbiamo la disponibilità di storage e computazione potenzialmente infiniti, e tre, quando vogliamo cercare di estrarre, di tirare fuori dai dati informazioni che non saremmo mai stati in grado di desumere con strumenti tradizionali. Allora, prima di definire la vostra strategia di posizionamento di una soluzione, un consiglio, se volete scontato, ma importante e spesso anche in effetti trascurato, è considerare il tipo di cliente che avete di fronte. Tecnologie big data si possono e si devono posizionare in tutti i casi, ma fate bene attenzione se state parlando con un cliente più, diciamo, tradizionalista, legato a policy, guideline, architetture mature, insomma, il cliente che tipicamente installa la versione N-1 per essere più tranquillo, che poi è una posizione di tutto rispetto, ci mancherebbe di responsabilità anche nei confronti dei suoi clienti, dei suoi utenti. Oppure, se state parlando con un cliente che lavora in un ambiente più agile, più snello, dove gli è consentito sperimentare tecnologie che, sì, teoricamente, in parte potrebbero rappresentare un'incognita, ma potenzialmente offrono dei risultati enormemente superiori perché si trovano sulla cresta dell'onda di un mondo che evolve molto rapidamente. Ecco, questa precisazione potrebbe essere applicata in realtà anche a tanti altri contesti, ma io credo che in ambito big data questo sia particolarmente importante, perché anche ci aiuta a chiarire in anticipo il motivo per cui in ogni riquadro che vedremo poi sulla mia slide principale, che seguirà tra poco, io ho inserito più di una tecnologia per ogni ambito, e questo è proprio tipico del mondo data platform cloud. Se ci pensate invece nel mondo on-premise non abbiamo queste dicotomie. Per il database Microsoft offre SQL Server, punto. Sì, c'è anche Access, ma Access ha un posizionamento diverso che credo sia chiaro a tutti. Nel cloud invece abbiamo Azure SQL DB, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, MySQL, e questo solo per parlare dei database tradizionali, dei database relazionali, scusate. Bene, allora ci stiamo avvicinando all'analisi delle architetture, ma il fulcro di questa presentazione, come avevo anticipato, è avere ben chiare le caratteristiche chiave dei mattoncini che andremo per costruire ogni soluzione. E allora guardiamoli tutti. Beh, il punto di partenza, naturalmente, è l'ingestione dei dati, perché senza dati non abbiamo big data e senza big data non abbiamo data analytics. Ora, il servizio Azure Import-Export, la CLI di Azure o l'Azure SDK, questi sono il cemento, ma se vogliamo un mattoncino già pronto ed estremamente flessibile e potente, la scelta è sicuramente Azure Data Factory, che è un servizio cloud-based di livello enterprise per lo spostamento, la copia e la trasformazione dei dati. Quindi consiste nella realizzazione di cosiddette pipeline che portano i dati da A a B nel rispetto di policy di accesso, finestre temporali,
forniscono log dettagliati, gestiscono gli errori con politiche di retry o di rollback e, come avevo detto, molto importante, trasformano i dati anche, grazie alla possibilità di agganciare moduli esterni ed engine di data analysis per lavorare sui dati in transito. Ebbene, sia Data Factory che gli altri servizi di questo riquadro possono costituire di per sé una soluzione, oppure possono essere integrati all'interno delle nostre soluzioni come un unico blocchetto, un blocchetto robusto e sicuro di cui non ci dobbiamo preoccupare perché tutto è gestito in modalità PaaS. Il secondo aspetto riguarda i dati strutturati, che è e fortunatamente continuerà ad essere una fetta consistente dei dati che trattiamo. Ebbene, per gestire questi dati, la piattaforma cloud Microsoft, come anticipavo prima, offre DB operazionali come Azure SQL DB, Cosmos DB, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, eccetera, per il momento. E beh, però poi, appena costruiti questi repository per ospitare i nostri dati strutturati, e sottolineo strutturati perché tra un attimo faremo una distinzione, ci accorgeremo che hanno una natura a silos, cioè sono scollegati fra di loro. E la soluzione, per poter dare loro una visione omogenea, integrata, insomma una visione, come si dice, olistica del business, è disporli all'interno, raggrupparli all'interno di un data warehouse che in casa cloud Microsoft si chiama Azure SQL Data Warehouse. È un MPP, cioè un Massive Parallel Processing Database, in grado di scalare fino a 30.000 DBU, Data Warehouse Units, distribuito anche su 60 nodi computazionali, e con uno storage colonnare pressoché illimitato. Ok, però pensiamoci un attimo, che cosa c'è di nuovo finora? Sì, potenza computazionale, storage, cloud, ma alla fine stiamo sempre partendo da informazioni strutturate per metterle all'interno di un data warehouse. Ebbene, finché si tratta di dati iniettabili in una tabella, va tutto bene, ma cosa facciamo quando invece i dati sono costituiti da immagini, file binari, video, PDF, audio, Apache Parquet, documenti, JSON, XML, CSV? Beh, per organizzarli in modo consistente e sicuro serve un data store dedicato. Questo potrebbe essere l'Azure Blob Storage, oppure se abbiamo esigenze di alto throughput o di grandi dimensioni, la scelta migliore è Data Lake Store. Ok, allora, adesso li ho raccolti, questi dati non strutturati, ma poi come li elaboro? Quindi i dati non strutturati, beh, non si possono certamente manipolare con una sintassi SQL-like, quindi come faccio ad elaborare questi file ed estrarne le feature più rappresentative? Ed è qui dove servizi di high performance computing o di scale-out services ci vengono in aiuto, come Azure Data Lake Analytics o HD Insight. Quindi il principio, che si chiama MapReduce, è estremamente semplice, cioè voi create un badge, un job di analisi o di trasformazione con un linguaggio semplice come Java, JavaScript, Python, Node.js, .NET e il sistema distribuisce orizzontalmente le lavorazioni in modo trasparente per lo sviluppatore su centinaia, perfino su migliaia di nodi. E va benissimo per il batch, ma se invece volessimo raccogliere questi dati in tempo reale, ed è qui che si posizionano servizi di ingestione real time come Azure IoT Hub o Event Hub o Kafka su HD Insight. Ecco, ricordiamoci sempre quello che dicevo prima, cioè che qui ci rivolgiamo sia a clienti tradizionalisti che ad early adopters, quindi questo è il motivo per cui non c'è mai una sola scelta. E in questo caso ci sono clienti legati a tecnologie open source come appunto Kafka, che non vogliamo certamente invitare ad abbandonare. Al contrario, noi queste tecnologie le abbiamo adottate, le abbiamo integrate sulla piattaforma cloud Azure e le abbiamo esposte in modalità PaaS con tanto di service level agreement. Una volta raccolti i dati in tempo reale, questi devono essere analizzati velocissimamente. Per questo ci sono altri motori di elaborazione specializzati come Azure Stream Analytics, come HD Insight Storm e Spark Streaming, che lavorano in memoria con prestazioni 10 di un ordine di grandezza superiore a quelle di un normale sistema Hadoop. E molto vicini
e integrati con questi sistemi sono le tecnologie serverless come le Azure Functions. E adesso? Adesso che abbiamo questi dati e li abbiamo processati, come li analizziamo? Beh, da una parte, tecnologie come Azure Analysis Services e Power BI permettono di ottenere degli insights, diciamo delle liste, aggregando, incrociando e collegando miliardi di dati con grande facilità e velocità, grazie ad una potenza di calcolo che soltanto un data center è in grado di garantire. Però stiamo pur sempre parlando di estrarre informazioni esistenti, informazioni che sono in qualche modo nascoste nel lago di dati. Dall'altra parte, invece, abbiamo l'opportunità di analizzare questi dati per costruire dei modelli che ci permettono di ottenere informazioni nuove, che ci permettono in qualche modo di prevedere il futuro. E questo grazie a tecnologie come machine learning. E poi c'è un'area ancora più profonda del machine learning, basata sul deep learning, che offre algoritmi già pronti all'uso come i bot services e più in generale abbiamo a disposizione i cognitive services che ci permettono di integrare funzioni strepitose all'interno di applicazioni tradizionali senza alcuna necessità di competenza da data scientist. E in più possiamo anche svilupparne altri di questi servizi grazie alla disponibilità degli Artificial Intelligence Toolkit. E poi, dopo che avremo costruito una piattaforma così grande con tutti questi servizi, occorrerà anche disporre di un motore di ricerca all'interno del nostro ecosistema che ci permetta di catalogare e di ricercare i dati in modo efficiente. Ed è qui dove Azure Search ed Azure Catalog entrano in gioco. Per concludere, per supportare tutti questi servizi occorre una piattaforma adeguata di infrastruttura come Azure Express Route, di sicurezza come Active Directory e un sistema di sviluppo completo come Visual Studio per supportare tutto questo. Ok, ma un momento. Non ho citato un elemento che è entrato recentemente e in modo importante all'interno dell'offerta Microsoft e che si pone come un elemento determinante. Azure Databricks. Quindi dove lo troviamo all'interno di questa picture? Beh, si siede all'interno di tre riquadri. Primo, è un compute engine per elaborazioni ad alte prestazioni e per esigenze di scale out computing. Due, ha funzionalità di streaming. E tre, forse più importante, può essere la piattaforma di riferimento per il data scientist nel machine learning e nell'advanced analytics. Bene, tutto questo va bene per posizionare il panorama di tutta la piattaforma dati di Azure. E invece quando parliamo di big data, quali di questi componenti sono effettivamente compresi? Ebbene, questi riquadri sono associati ai concetti di big data, dati che vengono raccolti in tempo reale con IoT Hub, che vengono trasformati con Data Factory, che vengono depositati in un data lake, che sfruttano Databricks e HD Insight per l'elaborazione massiva e per la costruzione di modelli, e che infine alimentano un data warehouse sul quale si può impostare la BI e gli analysis services. Quindi, in conclusione, questo è il nostro stack Big Data. Ora che abbiamo chiarito qual è lo stack Big Data di Microsoft, analizzeremo quali sono gli scenari che permette di realizzare. Questo approccio permette di evitare di perdersi con un cliente parlando di dettagli tecnici dei singoli servizi, che, come abbiamo visto, sono numerosi e sono anche complessi. I nostri clienti si aspettano di ricevere da parte di un trusted advisor una soluzione che gli permetta di andare da A a B, e questo è esattamente ciò che le tre architetture di riferimento per il data warehousing vi permettono di fare, e che vedremo nella prossima puntata.